Vivo immerso nelle situazioni di crisi aziendale di alcuni miei clienti 7 giorni su 7. Le assorbo, le analizzo, le seziono mentalmente centinaia di volte per cercare soluzioni alle problematiche che gli imprenditori mi sottopongono giorno dopo giorno. Leggo libri, elaboro le strategie, le testo e monitoro i risultati, formo il mio team e mi confronto con professionisti specializzati in diverse discipline ogni santo giorno. È l'unico modo che conosco per fare seriamente crisis management e la mia società di consulenza ruota attorno a questi principi. Tutti i miei gestori sanno che devono mettersi nei panni dell'imprenditore per trovare la soluzione, applicando le tecnologie che sviluppiamo da più di 15 anni. Sono professionisti, ma ragionano da imprenditori. Non ho ancora incontrato qualcuno che, al di fuori delle persone che lavorano con me, affianchi le PMI in questo modo. Una delle mode degli ultimi tempi, ad esempio, è quella che gira intorno ai sistemi di controllo di gestione, che nasce da un periodo di incubazione della nuova legge sulla crisi d'impresa, durato quasi 10 anni, e che sta letteralmente esplodendo una volta che la nuova legge fallimentare è diventata pienamente operativa. C'è un balzo indietro nel 2008. Tutti sappiamo cos'è successo e non mi dilungherò molto allinguando. Nel 2008, quando le grandi aziende e le banche hanno iniziato a tagliare i costi, a diminuire il personale, a lasciare a casa padri di famiglia, è scoppiata la mania di reinventarsi. E non c'è niente di male in questo. La capacità dell'uomo di sopravvivere e adattarsi a un nuovo stile di vita è preziosissima ed è ciò che ha salvato un infinito numero di persone. Molti manager e funzionari bancari lasciati a casa dalle grandi aziende in cui lavoravano hanno deciso di reinventarsi come consulenti esperti nella gestione delle crisi aziendali. Tanto avevano lavorato in banca. La maggior parte di questi individui si è lanciata in una particolare forma di consulenza che ruota attorno ai sistemi di controllo di gestione e alla sterile applicazione delle norme della legge fallimentare. E quindi qual è il punto? Te lo starei chiedendo probabilmente. Ci arrivo tra un attimo. Siamo d'accordo sul fatto che un imprenditore deve avere sotto controllo la gestione della sua azienda. Sono il primo profeta di questo credo. Ma per quanto tecnicamente utili, questi strumenti sono solo una goccia nel complesso di attività necessarie a risolvere i problemi di indebitamento aziendale. Se naturalmente l'interesse è quello di tutelare l'imprenditore e non solo quello di portare a casa la pagnotta. Si tratta di strumenti che da soli non servono a nulla, se non a far perdere tempo e soldi, e potrebbero essere meglio investiti in una strategia completa che riguardi anche, ma non solo, il controllo dei numeri. Tra l'altro, nella maggior parte dei casi, quello che si cela dietro complicati nomi venduti come l'ultimo definitivo sistema di controllo dei conti aziendali, in realtà è una banale tabella Excel. Hai capito bene? Una semplice e comune tabella Excel. Intendiamoci, sono un fan del programma. Ci ho costruito molti degli strumenti di pianificazione e controllo aziendale che sfruttiamo nei programmi di affiancamento dei nostri assistiti. Ma trovo stupido vendere a un'azienda in difficoltà soltanto un sistema di controllo e gestione. Soprattutto quando, come nella totalità dei casi che ho seguito, si tratta solo di un'enorme e complicatissima tabella Excel, che qualcuno chiama cuscotto di controllo, con delle informazioni basate su quelle provenienti dalla contabilità, che raramente sono affidabili e che mettono in evidenza le tue mancanze. I problemi di indebitamento aziendale non si superano solo con il controllo di gestione. Ho spiegato le procedure per liberarsi dal fardello dell'indebitamento nel libro Diventa libero dai debiti aziendali, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi in descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Intanto lascia che mi spieghi meglio con un'analogia. Immagina di essere sul Titanic e di essere il comandante della nave. Durante la notte due vedette avvistano un iceberg proprio di fronte all'imbarcazione. Ovviamente viene dato subito l'allarme, tutti si agitano, tutti si disperano, ma questo non cambia le cose. La nave sta affondando. Tu sei il comandante, è tutto nelle tue mani e il tuo obiettivo è quello di salvare i passeggeri. Adesso poniamo il caso che durante questo momento di panico arrivi da te un signore ben vestito che inizia a tessere le lodi dell'incredibile strumento con il quale si può comprendere perché la nave sta affondando. Questo è l'equivalente del sistema che ti vendono per diagnosticare lo stato di crisi aziendale. Cosa faresti? Quale sarebbe la tua reazione? Io personalmente non sono noto per il mio carattere mansueto, ma di certo non gli chiederei di stare al mio fianco mentre cerco di salvare Jack e Rose da morte certa. Cosa me ne frega di sapere perché la nave sta colando a picco mentre i miei passeggeri sono a un passo dalla morte? Questo è quello che accade quando un'azienda è in difficoltà. Arriva il consulente di turno, magari il professionista di sempre, e ti vende un prodotto, un servizio che ha lo scopo di controllare e di rilevare cosa hai sbagliato. Potrai ben capire come nel breve periodo, in fase di emergenza, questo sia del tutto inutile allo scopo principale, che è salvare l'azienda e impedirle di affondare. La verità è che i sistemi di controllo sono utili, anzi sono indispensabili
indispensabili. Noi stessi lavoriamo a partire dalla diagnosi della crisi aziendale, sia con l'anamnesi preliminare che nell'analisi debichiaro di secondo livello. Ma mentre analizziamo i numeri, iniziamo ad affiancare l'imprenditore nella gestione delle relazioni con i suoi creditori, a risolvere i problemi delle aziende in crisi e a entrare nel vivo della gestione. La crisi aziendale non dipende dai numeri di bilancio, i numeri sono l'espressione della crisi, ti danno una misura dell'ampiezza del problema, ma non sono la causa della malattia, né il sintomo su cui lavorare per evitare che la situazione peggiori. In più, molto spesso capita che i sistemi di controllo e gestione che ti vendono siano zoppi. Manca quasi sempre la parte della pianificazione, quella del budget, che è quella che ti consente di avere un'idea chiara delle azioni che stai per compiere, di come queste andranno a impattare sulla tua azienda. Gli imprenditori viaggiano praticamente alla cieca, senza avere un'idea precisa di quello che andranno a incassare e di quando andranno a incassarlo, di quello che andranno a pagare e di quando andranno a pagarlo. Tornando per un attimo all'esempio del Titanic, quello che avrebbe salvato non solo i passeggeri, ma anche la nave stessa, sarebbe stato un radar in grado di rilevare a molte miglia di distanza la presenza di quei maledetti cubi di ghiaccio. Ma questo non poteva essere certo installato a un passo dallo scontro con l'iceberg. Il tempismo è fondamentale nella risoluzione di ogni genere di crisi, è ciò che fa la differenza tra il perdere l'azienda licenziando tutti i dipendenti o tenere duro ed essere pronti a rimettersi in piedi alla grande. Per ottenere questo risultato, ciò di cui hai bisogno è una soluzione facile da utilizzare che ti permetta di sapere con ragionevole certezza quali sono le tue esigenze di cassa una settimana con l'altra, quanti soldi hai sul conto corrente e quanti soldi dovrebbero uscire. I vantaggi di un sistema del genere? 1. Prevedi il futuro. Di fatto sai sempre con largo anticipo quali sono gli incassi attesi e le uscite di cassa previste. E con questi dati, ben stampati nella testa, la tua tranquillità mentale come imprenditore ne guadagna. È come avere nelle tue mani una mappa precisa e dettagliata del cammino che stai per compiere. I vantaggi sono ovvi. Puoi renderti immediatamente conto se le tue scelte sono o meno quelle giuste. E nel caso in cui ce ne sia bisogno, puoi cambiare strada a metà, quando la mappa ti dice che stai per finire in un burrone. Il secondo vantaggio è che puoi prendere le decisioni giuste, perché puoi pianificare con sicurezza i tuoi investimenti e, nel caso tu lavori con banche e investitori, anticipare le richieste di finanziamento. I tempi dei finanziamenti sono lunghi, soprattutto dopo il 2008, quando il terrore di non riavere indietro il prestito concesso ha popolato ogni istituto di credito. Inoltre, spesso, i tempi non coincidono con i tuoi, a meno che tu non abbia programmato con attenzione prima la richiesta di finanziamento. Avere la piena conoscenza dei tuoi numeri ti consente dunque di chiedere i soldi che ti servono con il giusto anticipo, senza arrivare con l'acqua alla gola. Il terzo vantaggio è che puoi risolvere i problemi prima che facciano danni. Riesci infatti ad anticipare i problemi nei pagamenti e a pianificare eventuali piani di rientro con i fornitori in modo che i rapporti commerciali non si deteriorino. Quello che moltissimi imprenditori fanno quando si presenta una situazione di crisi è essere colpiti dalla vergogna e l'imbarazzo, motivo per il quale finiscono per non rispondere alle mail dei creditori. Tuttavia, non c'è azione più sbagliata. Sapere come stanno le cose, invece, ti consente di contattare i creditori, esporgli con chiarezza la situazione e concordare piani di rientro che rendano entrambi soddisfatti, evitando così di deteriorare i rapporti. Per riuscire nell'impresa, però, è necessario conoscere i numeri, quelli veri, e per farlo non puoi basarti su uno strumento che ti dà una visione parziale della situazione. Nella fase di emergenza della crisi, la cassa è l'unico fattore che devi controllare, anche se non ti piacciono i numeri. Devi partire dai movimenti del conto corrente e integrare le informazioni con i dati sulle scadenze degli incassi e dei pagamenti, per creare un sistema di controllo su misura per la tua azienda. Come fare? L'ho spiegato nel libro Diventa libero dei debiti aziendali, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi in descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Ho pubblicato Diventa libero dei debiti aziendali per condividere con gli imprenditori come te le strategie che io e il mio team di professionisti adottiamo per risolvere i problemi di liquidità aziendale e liberare le imprese dei nostri assistiti dai debiti attraverso il metodo di Domenico. Diventa libero dei debiti aziendali è un manuale da cui ricavare informazioni, procedure e suggerimenti per evitare errori di gestione dei problemi aziendali e prevenire le conseguenze di una crisi irreversibile. Lo puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. All'interno del manuale ho racchiuso tutto quello che ti serve sapere per liberare la tua azienda dai debiti. Strategie, procedure, suggerimenti e azioni che devi fare per salvare la tua azienda, che sono applicabili a partire dai primi segnali di crisi e fino allo stato di insolvenza, quando tutto ciò che ti resta da fare è portare il libro in tribunale. Sono ben 424 pagine di consigli, casi
studio, azioni concrete e operazioni che tu stesso potrai mettere in pratica, perché le abbiamo già collaudate noi attraverso tutte le consulenze di successo finora effettuate. Acquistando il libro riceverai una sorta di bignami delle procedure del metodo di Domenico, quelle dedicate alle aziende in difficoltà, che normalmente applichiamo per la risoluzione dei problemi di indebitamento e i piani di risanamento aziendali. Grazie al manuale potrai costruire il piano operativo per liberare la tua azienda dai debiti e renderla libera di svilupparsi come merita, a prescindere dalla fase di declino in cui si trova. Il libro è un distillato delle procedure che io e il mio team abbiamo elaborato in anni di lavoro a contatto con le PMI, per cui avrai accesso a informazioni che ti permetteranno di scoprire gli errori più comuni che un imprenditore compie nella gestione di una crisi aziendale. Quali leve sfruttare per generare la liquidità interna? Come conquistare la fiducia delle banche ed evitare procedure di rientro troppo stringenti? Come negoziare con i clienti e i fornitori e generare un ciclo di cassa virtuoso? In che modo far crescere la tua azienda senza richiedere finanziamenti alle banche? E tanto altro ancora. Puoi acquistare Diventa libero dai debiti aziendali cliccando sul link che trovi in descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Diventa libero dai debiti aziendali è un manuale scritto per imprenditori che vogliono liberarsi dalla zavorra dei debiti, tornare a dormire sereni e vogliono risvegliarsi dall'incubo della crisi. Leggendolo avrai modo di scoprire come misurare lo stato di difficoltà della tua azienda a partire dai primi segnali di difficoltà, quali sono i problemi delle soluzioni tradizionali ai problemi di indebitamento aziendale e quindi come non affrontare la crisi a prescindere dalla sua gravità. Attraverso la narrazione di alcuni casi studio potrai conoscere il nostro metodo di lavoro, i suoi effetti su aziende in stati di crisi differenti e i principi fondamentali su cui si fonda. Quindi troverai le istruzioni per preparare il piano di risanamento della tua azienda e superare la crisi finanziaria che rischia di distruggere il tuo sogno imprenditoriale. Scoprirai come misurare lo stato di salute della tua azienda per evitare una vera e propria crisi finanziaria. Imparerai qual è il primo segnale di crisi aziendale e come intervenire per spegnere l'incendio prima che sia troppo tardi. Vedrai quali sono i problemi dei rimedi tradizionali della crisi d'impresa e capirai perché fallisce il 99% degli interventi di riduzione di costi e come evitare che succeda anche nella tua azienda. Scoprirai come puoi evitare il fallimento del tuo piano di riduzione dei costi aziendali e imparerai quali sono le 5 cose che i professionisti tradizionali trascurano quando improvvisano una soluzione per la crisi di liquidità delle PMI. Capirai perché e quando puoi evitare il fallimento grazie al risanamento stragiudiziale della tua azienda e, attraverso alcuni casi studio, conoscerai le strategie di gestione imprenditoriale della crisi aziendale più efficaci. Ma non solo. Scoprirai come salvare l'azienda dalla crisi migliorando i margini di profitto anche senza l'aiuto del tuo commercialista. E imparerai a riprendere il controllo finanziario della tua azienda rinegoziando le linee di credito senza rischiare segnalazioni di sofferenza. Attraverso un caso studio negativo molto famoso, scoprirai come non affrontare i momenti di crisi aziendali e quali sono gli errori fatali che devi evitare se vuoi che la tua azienda sopravviva. Scoprirai inoltre la ricetta per risanare un'azienda che non produce profitti con un piano efficace di ristrutturazione dei debiti. Troverai una guida passo passo per risolvere i problemi di indebitamento della tua azienda attraverso un piano di risanamento aziendale e molto altro ancora. Acquista anche tu Diventa libero dai debiti aziendali cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione.